Voleva partire con il piede giusto il Parma in questo campionato 97-98 e ce l'ha fatta, anche se quella di Bari poteva non essere certamente una trasferta delle più agevoli. Sparuto ma caloroso il gruppo dei tifosi accorsi anche in terra di Puglia in una giornata caldissima a sostenere la squadra gialloblu. Fascetti pare già preoccupato, più tranquillo Ancelotti che non rinuncia al cappellino portafortuna del ventennale dei Boys. Dirige un arbitro di prestigio come Collina, anche se gli ultimi ricordi delle sue direzioni non sono proprio positivi per il Parma. Dopo tre minuti è il Bari con Ventola a farsi pericoloso, la bordata d'interno destro del giovane centravanti barese termina però alta. Un centravanti tra l'altro su cui anche il Parma ha messo gli occhi. Una serie di triangoli porta Zemaria al cross, tenta la bordata Crespo respinta, poi tenta anche Orlandini la battuta, ma la difesa del Bari si difende bene. Bel numero di Strada che entra in area e appoggia la palla per Crespo, anche in questo caso contrastato prima da Manighetti poi dal portiere Mancini. Strada rientra verso la metà campo, ma era stato davvero pregevole il modo in cui si era liberato di tre avversari. Sul filo del fuorigioco ancora Ventola ed è Buffon a respingere in uscita al 21esimo questa possibilità da gol per il centravanti del Bari, che vedete stizzito, ha una reazione poco elegante. Riprova il Parma, il traversone di Orlandini a servire Crespo, respinta la sua prima battuta, poi sbaglia la conclusione Chiesa dalla fascia destra. Riprova lo schema che ha portato al terzo gol contro i polacchi. Zemaria questa volta di Nobaggia in cornare, non Sensini, ma fa buona guardia Mancini, si distende in tuffo e agguanta in presa. Ancora il Bari si fa vivo e ancora con Ventola, porta la palla sul destro e va a questa battuta incrociata su cui Buffon prima respinge e poi controlla. Davvero insidioso Ventola nel primo tempo, nel secondo calerà un po'. Qui tenta un'azione personale Chiesa, parte dalla sua metà campo, arriva a 25 metri dalla porta, carica al destro, la sua botta sorprende un po' Mancini, la palla gli sfugge ma termina in corner. Si arriva così all'azione del gol del Parma, avanza Turam, studia il piazzamento dei compagni, effettua questo lungo traversone in area di rigore, c'è una respinta della difesa, rimette in mezzo la palla ancora Zemaria, Orlandini ha una bella finta, avanza, mette in area dove Strada è lesto ad allungare il piede destro, anticipare il diretto avversario e mettere la sfera nell'angolino basso, nulla da fare per Mancini. Parma dunque in vantaggio per 1-0, rivediamo dal basso, vedete Strada lestissimo, anche un po' fortunato nel rimpallo, palla che termina in gol, era il 43esimo del primo tempo, il Parma ancora una ghiotta occasione, perché Crespo è bravo di tacco a smarcare Turam a tu per tu con Mancini, si fa però respingere il suo diagonale. Termina dunque il primo tempo sull'1-0 per il Parma, il Bari fa qualcosa ma non molto per arrivare al pareggio, prova con questa inzuccata di Ingesson su assist sempre di testa del sudafricano Masinga, ma Buffon, sia pur sulla riga di porta, riesce a parare. Ancora un traversone, una palla alta, stavolta non ci arriva Ingesson di testa, lo fa di piede, serve poi Ventola che si mangia il gol, ma era anche in fuorigioco. È stata forse questa l'occasione in cui il Parma ha tremato di più, poi Ancelotti inizia la serie dei cambi, il primo a entrare è Crippa al posto di Orlandini, ci riprova però ancora il Bari e qui ancora Inges, una serie di rimpalli, Masinga ha sul piede la palla buona ma non, la palla non gli prende il giro e si impenna oltre la porta. Avanza allora anche il Parma un po' il suo raggio d'azione, qui è Crespo che nell'unica zona in cui riesce veramente a rendersi pericoloso impegna con questo tiro da lontano Mancini, una parata in due tempi. E qui sbaglia un po' un controllo sulla metà campo, ben arrivo, poi però si rifà con questo splendido Eurogol da 30 metri, davvero una bordata incredibile, magari un pizzico fortunata ma sicuramente bella, anche perché bisogna dare atto poi a ben arrivo che ormai di queste prodezze balistiche ce ne fa vedere un paio, almeno due o tre per campionate, quindi bisogna anche pensare che siano volute e non solo trovate. Vedete qui i cambi, uscita anche di Strada e poi c'è questa buona finta di Masinga che in combinazione con Ventola va alla conclusione. Buffon però ancora non ha difficoltà ad agguantare impresa. Ci riprova il Bari in contropiede con Ingesson, di Nobaggio da Tergo lo stende, lo tocca e lo mette a terra, era già stato ammonito Collina, lo spedisce negli spogliatoi, peccato, mancavano due minuti e Dino Baggio se ne va. Parma in 10, ma Parma che si fa ancora vedere in maniera pericolosa con l'ultimo entrato Stefano Fiore, guardate questa sua pregevole azione, il tocco indietro per Pedros, può ricordare un po' l'azione del primo gol di mercoledì sera, questa volta però Mancini fa buona guardia e su questa azione finisce la partita con Ancelotti che può essere sicuramente soddisfatto del Parma. Collina manda le squadre negli spogliatoi, Parma 2, Bari 0, 3 punti per ben iniziare.